Senti Artem, io ho conosciuto la tua storia recentemente, diciamo, è una storia che ha tante, ha già un racconto molto forte, molto grande. Tu dici sono cresciuto nella strada quasi, ma è proprio così a Afragola, in un quartiere di Afragola vicino a Napoli. E ci sono stati dei momenti duri, diciamo, già prima di quel famoso provino, prima di quel foglio in cui hai dato il tuo nome per Gomorra e poi dopo ti hanno richiamato. Ci sono stati veramente tanti momenti difficili prima di venire in Italia. A che età sei venuto in Italia? La primissima a 6, la seconda volta a 10, in cui mi sono stabilito. Ucraino? No, io sono nato già con la lingua ucraina, capito? Con il russo, perché vivevo in questo villaggio con mia nonna, con mezzo al verde, no? E c'è stato un continuo cambiamento, no? Di circostanze, ok? Circostanze di vita. E sono le circostanze di vita che ti portano al cambiamento e alcune mancanze, carenze che ti portano all'ambizione. E l'ambizione ti porta al risultato, il risultato ti porta a tenere quel che sei oggigiorno, no? Però sì, è proprio una questione di principio, di base, che uno vuole fare qualcosa, vuole ottenere qualcosa, sente delle mancanze e queste mancanze sono il vero lusso per me, secondo me. Anzi, la povertà, la depressione, il degrado, la mancanza culturale sono... Per qualcuno è degrado, per me sono diventati fonti di ricchezza della vita proprio, capito? Perché tu capisci qual è il vero senso della vita e che cosa è veramente importante. Tu hai dei ricordi dell'Ucraina, del villaggio? Certo, come? Io mi ricordo tutta la mia vita a memoria, è il film più bello, la mia vita. Dov'è il villaggio? Vicino Uman, sono zone sconosciute comunque al mondo. E poi quando sei venuto qua, appunto, lavoravi anche, leggevo, gli autolavaggi. Sì, avevo poi successivamente, il mio primo sogno era quello di fare il pugile, perché sapevo che potevo cambiare la mia vita e volevo farlo e potevo grazie ai pugni. Invece poi capisci che hai qualcosa di altro, come si dice, nel bagaglio, e non ne sei nemmeno a conoscenza di questo. E poi ovviamente la conoscenza, no? Che ti cambia. La conoscenza è la più grande forma di libertà, perché non sei schiavo, non sei schiavo alla società, al sistema, a tutti. E ti alleni tuttora, no? Ti certo, alleni... Cioè, è un continuo allenamento, un continuo. Lo dico anche nel pugilato. Sì, certo, pure con la box, quando c'ho tempo mi alleno sempre, perché comunque fa parte di me, capito? Una cosa che serve tanto, cioè per me una cosa importante, quello che consiglio ai giovani, è di ispirarsi agli sport da combattimento, alla disciplina, ai valori, capito? Perché impari la mentalità da combattente, e se c'è la mentalità da combattente puoi vincere, capito? Ci sono nel tuo profilo Instagram tre parole: Warrior of God, no? Sì, guerriero di Warrior, Dio. Il pugilato è Warrior, e poi c'è God, che è molto importante perché lo nomini spesso Dio, c'è la fede. Ma ecco, tu dovessi raccontarmi che cosa ti dà, che cosa ti porta quando dici prego, per che cosa preghi? Prego per chi prego? Come prego per me, prego anche per i miei nemici, perché io fondamentalmente non ho nemici, però è una fonte di forza e amore veramente supremo. Tu dici perché? Perché ci vuole più coraggio a perdonare che portare quel rancore negli anni verso una situazione, verso una determinata persona che magari è stata scortese con te, no? Basta col rancore, basta con, capisci cosa voglio dirti? Basta con questo, bisogna avere il coraggio a perdonare, perché gli uomini forti perdonano, gli uomini deboli cercano la vendetta, e forse questa è anche la causa delle guerre che ci sono oggigiorno, no? Dell'egoismo umano e dell'inganno che ci sta oggigiorno per i giovani e tutto. Che sentimento hai verso questa guerra che ormai da 2 anni sta... Ho il sentimento verso... le vere guerre le dobbiamo vivere noi, capito? Quelli che stanno a casa,
Perché la guerra, sì, ok, giusto, facciamo connection, perché sono nato in Ucraina e l'Ucraina c'è la guerra, ok, ci sta connection, ma le vere guerre stanno a casa, stanno nelle famiglie le vere guerre stanno a scuola, perché ci sono dei bulli, perché ci sta questa cosa dell'immigrazione, perché ci sono dei leader codardi che non fanno il loro dovere come si deve, perché ci sta un problema nella società, perché c'è una continua carenza, vedi, di conoscenza, di fede, di amore, di pace, e sono tutte cause delle violenze domestiche, sono tutte cause del male che accade nel mondo. E il male accade non perché Dio è cattivo, no, perché c'è la mancanza di amore nelle persone, di base, di insegnamento. Quali maestri? Chi sono i vostri idoli? Chi sono i vostri maestri? Capisci cosa voglio dirti? Io sul mio percorso ho avuto più maestri, ma uno solo mi ha accompagnato durante tutta la fase di vita, e sarà per me quello lì per sempre, che è Cristo Gesù. Stop. E lui è perché è la fonte, è la base, che poi si avvicinano tutte le persone, no? Tutte le situazioni. Tu non sai domani cosa può accadere, giusto? Io non so domani cosa può. Io non me l'aspettavo mai di fare questo mestiere, di fare questo lavoro, di intraprendere questa carriera, no? È nato tutto per caso. Quindi tu non puoi sapere domani cosa può succedere, ma devi avere fede, perché ci sta un cambiamento, c'è un'evoluzione. E quindi questa cosa è fantastica. No, la mia fede è una cosa personale, no? Ah sì, sono stato battizzato in una chiesa ortodossa. E poi quando sono arrivato qui ho conosciuto una cultura totalmente diversa, poi ho conosciuto altre culture diverse, quindi diciamo c'è sempre stato un continuo cambiamento anche dal punto di vista religioso, no? Perché parliamo della tematica della religione, dal punto tale che io addirittura volevo leggere il Corano, cioè perché volevo vedere la conoscenza, no? Di principio invece questa domanda: chi è Dio? Dov'è nato? Perché? Tu vai anche in una chiesa? No, non vado in chiesa. Non frequento chiese, no. Il mio sacramento è il mio corpo. Il mio luogo sacro è il mio corpo, dove risiede la mia anima, no? E dove risiede la mia anima c'è l'amore, c'è pace, c'è conoscenza, c'è saggezza, attraverso Cristo Gesù, attraverso Dio, che è l'unico creatore, l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, ed è eterno, come la nostra arte, come quello che facciamo noi, come questa intervista, come qualsiasi film che vado a fare, cioè, capito cosa voglio dirti? E i ragazzi di Cefoni ti hanno amato tantissimo, ti hanno adorato oggi. Sì. E tu, che cosa è cambiato per te con il grande successo di Mare Fuori, e come cambierà il tuo personaggio? Tra poco esce, diciamo, la prossima stagione. Diciamo che come cambia il personaggio cambia anche la persona, no? Col passare del tempo, più cresce il personaggio, che poi anche il personaggio cresce all'interno della serie, cresco anche io nella mia vita privata, nella mia vita personale, più cresci come uomo, più cresci come artista, e cammina tutto a braccetto, sai, è tutto, e l'uomo deve essere bravo a trovare un equilibrio tra tutte queste cose, come è stato equilibrato l'universo. Quindi per questo c'è tutta questa fede, perché io mi ispiro appunto alla conoscenza, la conoscenza è, dal punto di vista scientifico, è che ci sta l'infinito, no? È un infinito, questa continua ricerca dell'infinito e dell'eterno, che mi portano all'ispirazione. E quindi io dico, di base sono grato per tutti questi ragazzi che comunque oggigiorno sono stati sotto al sole a aspettare di forse potersi fare una foto con me. E quindi questa cosa a me mi fa star bene, cioè, capito? Cioè non mi fa star bene, per un po' mi fa star male, perché dico, che cazzo stai a fare là tutta la giornata sotto solo per me? Io chi sono? In zone sciune, cioè, perché di base sono un essere umano. Però è soddisfacente, cioè, quindi è un dare e avere, e sono molto contento. Che ci sono tanti ragazzi che sognano stare sul palco, fare l'attore, fare... Certo, il... certo. Sei un esempio di uno che... E quindi tu capisci la responsabilità che hai, e quindi non puoi permetterti di essere debole, ecco qua, non puoi permetterti di scoraggiarti. E quindi quando manca, capito, quel coraggio, quando manca quella speranza che nessuno ti viene in aiuto, quando, cioè, quindi qua che nasce l'ambizione, qui che nasce la fede, e qui che nasce tutto, capito cosa voglio dirti? Perché mi parlavi prima di tua nonna in Ucraina, non so se c'è ancora lei. Certo, ecco. È venuta oggi qua. È venuta oggi qua sulla festival, sì, perché è venuta per una settimana, per me è una cosa meravigliosa questa qua. Cioè, vedevo mia nonna che comunque si era commossa e comunque piangeva, e per me questa cosa è una... Perché poi c'è tutti i flashback di quando eri piccolino e magari correvi spensierato nel villaggio tra le pecore, un giorno con un futuro incerto, capito? E io oggigiorno sono grato, perché io magari...
per determinati eventi, no? Se non fosse stato scritto il mio percorso così, io oggigiorno stavo là col fucile a combattere, capito cosa voglio dirti? E io avevo abbastanza anche coraggio per poter scendere e difendere la mia patria e la mia bandiera, perché così siamo stati abituati fin da piccoli. Cioè, io mi ricordo che andavo all'asilo e a noi ci dicevano di cantare l'inno dell'Ucraina, no? Perché tu devi morire per la tua bandiera, no? E questa anche per me è una forma di manipolazione che è stata fatta fin da piccolini. È una forma di manipolazione, però è una forma di coraggio, capito? Che uno muore per la propria famiglia, uno muore per la propria bandiera, capito? Il principio. Che hanno la tua età, perché poi hanno la tua età quelli che sono lì a combattere, non cambia. Certo, ma molti dei miei coetanei, cioè, tramite telefoni, eccetera, ho saputo che alcuni sono morti, alcuni sono andati in guerra, poi sono ragazzi, cioè, della mia età, e questa cosa mi fa male, però... È il mondo, capito? È colpa del mondo, non è colpa loro. E tu ti trovi in condizioni che devi fare la guerra. Perché devi farla? Cioè, non c'è un'altra scelta, devi farla. E quindi io la mia guerra la combatto a casa, la combatto nel lavoro, la combatto con le pressioni, la combatto con le difficoltà, la combatto contro gli insulti, magari contro le critiche, contro tutto quello che accade contro di me. E io prego per questo, cioè, capito? Io prego per loro. E quindi è là che sta la forza vera. È lì che tu devi essere un soldato. E devi essere, i tuoi genitori devono essere fieri di te, capito? Anzi, non lo devi fare manco perché devono essere fieri, tu lo devi fare per principio, per te stesso, perché a me l'ambizione è nata appunto perché volevo raggiungere, era una forma di riscatto per me avere il successo. Verso i russi, cioè i ragazzi, non niente. Che sentimenti provi? Non provo lo stesso che provo per gli ucraini, lo stesso che provo per i nigeriani, perché non sono colpevole, è colpa dei leader. Non è colpa loro, capito? Perché non è possibile che nel 2023 inventano queste bombe intelligenti. Ma che cosa c'è di intelligente in una bomba? Assolutamente niente. Senti, l'ultima cosa, andavi a Londra quando stavi. Sì. E cosa avresti fatto a Londra? Il pugile, volevo fare il pugile. Poi magari il destino mi avrebbe portato a fare qualcos'altro, non lo so. Però. Professionisti, sì. Mickey Rourke ha fatto proprio combattimenti veri, magari chissà. Se magari chissà, però non ti fa paura il dolore fisico, perché un pugile dà, ma deve anche no, quella roba lì non mi fa male. Il dolore fisico è proprio una sciocchezza rispetto alle cicatrici che porti o puoi portare nella tua anima. Quella è la più grande forma di dolore. Non ho più nessuna forma di cicatrice, non ho nessuna cicatrice perché mi sono salvato, anzi mi ha salvato il Signore, ti copre tutte le cicatrici, ti copre tutte le ferite e trovi salvezza, trovi pace, trovi amore anche quando forse non ci dovrebbe essere l'amore, no? Però tu c'hai questo amore incondizionato verso la vita e la gratitudine perché fai il tuo lavoro e perché porti la tua giornata a termine e quindi... È fantastico perché tu fai l'attore o che fai il dottore o fai il muratore o che fai il fruttivendolo, tu torni a casa e c'hai una famiglia. Questo è il privilegio e il più grande lusso che un uomo può avere. L'ultimissima cosa che mi viene in mente, ma è fuori, è immenso, una cosa che si dice sempre di più. C'è qualche altra cosa che vorresti fare, non so, lavorare con un regista particolare, con un attore, c'è un sogno che hai? Magari in futuro? Sì, ho comunque ambizioni miei personali, però non c'ho questo forte desiderio di lavorare con qualcuno, partecipare a un progetto. Se le cose vanno, ben venga. Ti ringrazio. Ti ringrazio.